Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere come creare una palla di fuoco in Blender con pochissimi settaggi, adatto anche ai principianti. Vi ricordo, se vi piace il video, di mettere un like e di iscrivervi al mio canale YouTube per seguire i prossimi video. Quindi iniziamo con la palla di fuoco. Bene, cominciamo aprendo un nuovo file di Blender. Io andrò a nascondere per comodità la luce e la camera. Vado ad attivare premendo N lo shortcut, un colore verde al centro e lo faccio partire, così potete vedere quali tasti sto cliccando. Il cubo per questa animazione non mi serve, quindi cliccando sul cubo premo Cance e lo cancello. Vado ad inserire cliccando Shift A oppure con il mouse Add qua in alto Mesh UV Sphere. La UV Sphere la diminuisco un pochino di grandezza, quindi premo S dalla tastiera, la scalo. Non è importante di quanto, però se volete vedere, io qua ho fatto 0.558. Poi alla sfera vado ad applicare un Quick Effect, in questo caso Smoke. E vediamo comparire lo smoke domain nell'outliner. Vado ad ingrandirlo un pochino, S scalo, in questo caso un 1.254, può andare bene, ma poi vedete voi di quanto in base alle vostre esigenze, e lo sposto un po' più in alto. E così ci siamo. Ora, fatto ciò, dopo aver inserito lo smoke domain, vado ad applicare una forza al nostro fuoco. Facciamo che ingrandisco ancora un po' il dominio, così l'effetto potrebbe essere migliore. Vado ad inserire una forza, Add Force Field Turbulence. La turbolenza mi garantirà quell'effetto di turbolenza che deve avere una palla di fuoco, e la porto all'incirca qua nel mezzo di quello che vediamo essere il fumo che già si vede a video. Ora, nelle proprietà fisiche della turbolenza, entriamo qua e andiamo a modificare alcuni parametri. Lo strength da 1 lo porto a 0.4, il noise amount da 0 lo porto a 0.4. Fin qua ci siamo. Clicco sulla sfera, entro nelle proprietà fisiche della sfera e vado a modificare il flow type a fire, il fuel da 1 lo porto a 2 e flow source, cliccando qui, flow source surface emission da 1.5 lo porto a 1. Ok, questo è settato. Ora clicchiamo su texture. Daremo al nostro fuoco una texture e vediamo comparire texture, mapping, size e offset. Poi entriamo qua sotto in texture, brush, clicchiamo su new e sotto type, image or movie, andiamo a scegliere clouds. Andiamo sotto color contrast gli diamo un 5. Clouds size da 0.25 lo portiamo a 0.10. Dovrete trovarvi a video questa preview per quello che riguarda la texture. Ritorniamo dopo aver fatto questo passaggio nelle proprietà fisiche, torniamo sotto texture e qui gli assegniamo la texture che abbiamo appena creato, cliccando, avete visto? E abbiamo inserito la texture cloud che abbiamo creato prima. Clicchiamo sul dominio, Resolution Division, diamo un 256. Ok, ci ha messo qualche secondo, ma vedete cosa sta succedendo qua? La sfera video è diventata gialla, come se fosse fuoco, quindi già funziona nell'immediato. Andiamo in cache. Type al posto di replay mettiamo modular. Eccolo qua.
lasciamo pure frame start 1, ma end mettiamo 100. Attiviamo Adaptive Domain, vortici da 0.0 lo portiamo a 0.1, attiviamo Is Resumable. A questo punto direi di andare a mettere qualche nodo al materiale del dominio. Apro la schermata qua sotto, vado a scegliere Shader, Shader Editor, e vado ad inserire una color ramp. Color to color, con la posizione 0 a 0.809, e vado anche ad inserire un attribute. Collegare il FAC dell'attribute al FAC del color ramp. Ricordiamoci di scegliere come render engine cycle, clicchiamo sul dominio, andiamo nel dominio. Ora che abbiamo fatto questi passaggi iniziali, clicchiamo su Bake Data, ci vorrà qualche secondo. Vedete qua in basso che sta calcolando. Facciamo partire un play per vedere come viene. Entriamo in timeline. Vediamo che a 0.1 ci troviamo con questa schermata. Facciamo partire play. Man mano che il video va avanti, il dominio si ingrandisce, la nostra palla del fuoco reagisce. Suggestiva, vero? Si fermerà a 100 perché gli ho dato end a 100. Il dominio potete anche alzarlo e allargarlo in base a quanto volete grande il vostro fuoco e la vostra animazione. Abbastanza reale, che ne dite? Vi faccio vedere come viene dopo i 100 frame. Sbizzarrisce perché giustamente gli ho dato stop a 100. Se va avanti ha questo effetto qua, 98, 99, 100, ovviamente si ferma e non calcola più nulla, quindi per evitare problemi già adesso gli do end 100 e voilà, riparte di nuovo, la seconda volta sarà più veloce. Con pochi e semplici passaggi abbiamo creato la nostra pala di fuoco con Blender.